Salve ancora una volta a tutte e tutti voi, qui dal vostro amico Santen Chan. Avrei voluto dirvi il seguente commentario già da giorni, ma ho avuto ieri e l'altro ieri dei problemi, per poi non parlare di questa mattina che mi si è interrotto Instagram. Ho voluto riscrivermi, entrare di nuovo in sessione, però non c'è stato verso. Non so che è successo. Instagram sembra morto. Adesso sto guardando il telegiornale TG1. Beh, in questi giorni ho fatto dei video sulla Grecia, ma adesso voglio fare un video su Tsipras, cioè commento quella che è stata ieri o l'altro ieri una grande delusione. Intanto parlano del prestito alla Grecia. Poi dicevamo che soltanto noi in Italia ci avevamo dei referendum farlocchi, che tu voti in una direzione e vanno in un'altra. In pratica è quello che hanno fatto in Grecia. Tsipras, il furbo, ha fatto il referendum per rifiutare quelle condizioni che i creditori imponevano alla Grecia. E poi, quando la gente ha detto no, lui ha detto sì e ha approvato delle condizioni peggiori. Vi ricordate noi in Italia che abbiamo abrogato la finanziazione pubblica dei partiti votando no al referendum ed è rimasta? Vi ricordate che abbiamo votato contro la finanziazione pubblica dei giornali? Abbiamo votato contro ed è rimasta? Beh, in pratica in Grecia hanno votato no contro le condizioni dei creditori e le condizioni sono arrivate peggiorate. Ha detto sì Tsipras per quel no che ha fatto votare ai suoi. Allora non siamo soltanto noi in Italia a fare le cose strane, ad andare contro la volontà degli elettori, la classe politica. Ecco perché Tsipras ha fatto un miracolo. È riuscito comunque laddove molti in Italia non sono riusciti, a fare convergere il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che stavano a favore del no di Tsipras. E adesso magari ci sarà un ricongiungimento fra Grillo e Berlusconi, grazie a Tsipras. Però Tsipras ha fatto votare no e poi ha accettato tutte le condizioni. In pratica Tsipras, referendum a parte, ha accettato le condizioni che gli imponeva l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale e gli Stati Uniti. Quindi ha fatto come molti politici demagoghi e populisti di Latino America, che parlano contro l'imperialismo Yankee e il Fondo Monetario Internazionale e poi approvano tutto. In pratica adesso capitalizzerà le banche greche, cioè le privatizzerà, farà tagli qua e là. Ma come? Lui non era per la sovranità ellenica? E quindi è una grande delusione questo Tsipras. È come se uno vota Beppe Grillo e poi governa Berlusconi. Anzi, D'Alema addirittura più a destra. È incredibile. Le banche sono chiuse da più di 3 settimane. La gente che ha votato no adesso manifesta contro Tsipras. C'è la possibilità addirittura di una guerra civile in Grecia. Quindi adesso che ho del tempo e che guardo i telegiornali, adesso parlano delle minacce che ha ricevuto Lucia Borsellino, che ritorna alla stagione dei veleni e dei corvi. Ma dicevo, che può fare Berlusconi? Dice: io non mollo, se mi arrestano fate la rivoluzione. Poverino, sta delirando.
in Italia una rivoluzione per lui, e che tutti a fare il bunga bunga in piazza, boh. Comunque dicevo, che può fare la gente se vota un politico come Tsipras, che dice di essere rivoluzionario e di andare contro le lobby delle banche, e poi si riporta in Grecia quel programma peggiorato che i grechi avevano bocciato votando no al referendum? Sono stati traditi da Tsipras. Poi i grechi. Speriamo che Beppe Grillo non faccia lo stesso in Italia, perché sarebbe tragico. Ma forse sì, forse succederà così. E con questo Italicum che sta parlando di Berlusca. Comunque Tsipras ha deluso, persino Beppe Grillo e tutti gli anti-europeisti. E vabbè, e la gente ci credeva a Tsipras, però adesso devono pagare, e fare tagli. Alla fine le condizioni che lui ha imposto all'Europa sono più dure di quelle che la Merkel gli imponeva a lui. E io questo già l'ho commentato in alcuni video precedenti, se li volete vedere, sul debito greco. È veramente un qualche cosa che sconvolge. Comunque è così il mondo. Tutti ti tradiscono, e nessuno rispetta la parola data. Io non so perché abbiano fatto così in Grecia, solo per avere un po' più di ossigeno, di tempo per pagare il debito, perché non risolveranno nulla, anzi stanno peggio di prima, più indebitati, con più scadenze, anzi senza meno scadenze. Insomma, hanno meno tempo per pagare, in pratica, perché gli aumentano i tassi di interesse. Quindi Tsipras, da grande rivoluzionario, è passato a essere succube dei neoliberali. Bella e corta carriera che ha avuto, rapida. È passato dall'estrema sinistra all'estrema destra economica. Alla faccia. A San Giovanni un altro caso di un tizio che prima massacra la propria famiglia e poi si suicida. Queste agghiaccianti scene accadono in tutta Italia, non succedevano prima. La situazione critica nel quale si trova il nostro paese per colpa di Bruxelles, della BCE, della Banca Comune Europea, e di tutto questo strozzinaggio bancario. Forse collegabile alla consapevolezza di una malattia dall'imprevedibile decorso, aveva già tentato il suicidio ingerendo farmaci un anno fa. Beh, comunque, il mio pensiero del giorno è stato: Tsipras ha deluso persino Beppe Grillo. È stato molto populista e demagogo. Adesso non soltanto non può mantenere le sue promesse, ma come se niente fosse, impone ai suoi elettori, gli elettori del no nel referendum contro le imposizioni di Bruxelles e della Banca Europea. Beh, adesso a quelli che hanno votato no gli impone delle condizioni anche peggiori di quelle che avrebbero voluto accettare se votavano sì. E comunque Tsipras aveva promesso che se votavano sì andava alle elezioni. Adesso dovrà andarci lo stesso, perché la gente si rifiuta di accettarlo. Gli tolgono l'appoggio politico nel Parlamento, nella Camera dei Deputati, dove sia. Dovrà andare a elezioni, forse lo mantendranno come presidente o primo ministro. Comunque una rovina economica e politica per la Grecia. Per la Grecia è una rovina economica e politica, perché non hanno governabilità e dovranno pagare un fagotto di soldi, ancora più sacrifici di quelli che hanno fatto fino adesso. Beh, con questo vi lascio.
Intanto che guardo della infiltrazione mafiosa. Comunque non è vero che c'è infiltrazione mafiosa in Italia. Sono i politici che si sono infiltrati nella mafia, e questa è la verità. Beh, adesso qua il telegiornale continua, ma io volevo dirvi di Tsipras. Non ve lo commento tutto il telegiornale. Poi devo uscire. Fa freddo, fanno 2 o 3 gradi. Allora vi lascio, eh? Grazie di aver visto tutti i miei video e di averli commentati. Continuate a fare così, a seguirmi e ad iscrivervi al canale. Io sono disoccupato e tratto di condividere il materiale che mi è possibile con tutti e tutti voi. Poi oltretutto adesso Instagram non funziona. Che peccato. Ciao, seguitemi in Twitter. Poi siamo preoccupati perché poi abbiamo bambini piccoli che fino a 2 giorni fa giocavano tranquillamente fuori. Ciao. Adesso potranno farlo? Un po' molto sulle spalle, tanti sacrifici e purtroppo loro hanno gli errori e io sono di te. Mi auguro di riprendere possesso il più possibile della mia.